Sono molto contenta di essere oggi qui a questa manifestazione perché far tornare ai bambini l'amore per la lettura, l'amore per la carta stampata, l'amore per il libro è fondamentale. È fondamentale far comprendere ai bambini l'importanza di leggere, perché di aprire la mente, di riflettere, è attraverso le storie, attraverso questi libri meravigliosi e quindi è veramente importante proprio per far sì che loro tornino ad amare. Proprio la carta stampata, le storie, e quindi questo sicuramente può portarli anche a tornare a riflettere sull'importanza delle cose, a riflettere su quelle che sono le storie del passato e dalle storie del passato poter nuovamente capire il mondo, capire le relazioni. Il Festival Illustramente, giunto alla 12ª edizione, ci dà lo spunto per delle riflessioni importanti sul ruolo che ha il libro e la lettura nell'educazione dei bambini e soprattutto sul potere che hanno le parole scritte, che ha la cultura, che ha il sapere, di creare dei cittadini migliori. Non dimentichiamo che i bambini sono il nostro futuro e quindi è giusto che si riesca a favorire questo processo di crescita intellettiva, sentimentale, emozionale, e il modo migliore per farlo è attraverso le biblioteche e i libri. Balene accanto alla al dodicesimo evento di Illustramente, sempre per parlare d'ambiente. Sempre per proteggere l'ambiente. La location è una straordinaria opportunità, questa di Palermo, che raccoglie i ragazzi per farli riflettere appunto sul tema dei rifiuti, della plastica in mare. E questo Balena lo porta con forza dove viene ospitata. E ringrazio Rosanna di questo. E ci auspichiamo, almeno io mi auspico, che i ragazzi colgano con entusiasmo e che diventi praticamente un motivo di crescita fra l'incontro di Balena e tutti questi libri straordinari che provengono da tanti posti del mondo.